Mentre procede a ritmi spediti lo spoil system della Giunta De Luca con l'azzeramento dei consigli di amministrazione delle partecipate, non si placano gli animi per il blocco delle assunzioni all'ATM. I sindacati, che durante una commissione interna la scorsa settimana avevano stilato un'accurata analisi sulla necessità di conciliare esigenze dell'utenza con quelle del personale, adesso sembrano essere sul piede di guerra. Non è quindi da considerare un caso se da lunedì bus e tram subiranno delle modifiche. Soppressa la navetta marina militare e ridotta la corsa della linea 70 Casacca, che effettuerà solo 6 corse dalla 17.10 alle 22.35. Nell'arco della giornata le altre corse verranno effettuate della linea 71 di Gesso. A balzare sulla sedia non solo sono i sindacati, ma anche i cittadini, che da qualche giorno lamentano di interminabili attese alle fermate degli autobus, anche sotto il sole cocente. Simile situazione anche nella zona di Torre Fare dintorni, dove a differenza dello scorso anno, in cui di questi periodi erano già operative 2 navette durante i giorni feriali e 3 mezzi nel weekend, quest'anno la navetta in circolazione è solo una. Non si escludono altri possibili tagli alle corse.